Le competizioni alle Paralimpiadi di Londra si sono concluse con la maratona, che ha visto gli atleti sfilare in quella sorta di tappeto rosso rappresentato dal viale che conduce a Buckingham Palace, la dimora della regina Elisabetta II. Gli azzurri impegnati nella lunga distanza sono stati Andrea Cionna, undicesimo nella sua categoria, Walter Rendrizzi e Alessandro Di Lello, giunti al traguardo con il quinto e il settimo posto. Con la premiazione della maratona sono stati 503 gli eventi da medaglia negli 11 giorni di gare. Ora anche Londra si presta a tornare alla sua normalità. Alcune delle strutture realizzate ad hoc per le Paralimpiadi saranno smantellate, ma la maggior parte delle infrastrutture resteranno a disposizione delle comunità locali e a servizio della città. Il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, nei giorni scorsi ha voluto sottolineare come i grandi risultati della delegazione azzurra alle Paralimpiadi di Londra 2012 siano il frutto di 12 anni di lavoro rinnovatore e che mai come in questa Paralimpiade la squadra italiana ha avuto così tanti volti nuovi e un'età anagrafica media molto giovanile. Ascoltiamo il suo pensiero. Martina 20 anni, Oksana 17, Cecilia 20 anni. È la dimostrazione non soltanto di uno sport che si tinge di rosa, uno sport paralimpico, e io aggiungo Morlacchi, altrettanto 18enne, ma di un movimento che ha saputo e si sta rigenerando. Poi ci sono ovviamente gli altri campioni, Alex, Assunta, i fratelli Pizzi, se no rischiamo di escluderne qualcuno. Però è un risultato non ottimo, sei stato ingeneroso, è un risultato straordinario, strabiliante. Io non oso, non ho motivo di non definirlo un trionfo. Il bilancio di queste Paralimpiadi 2012 per la delegazione italiana è stato molto più che positivo. L'Italia nel medagliere paralimpico si è piazzata al 13° posto vincendo 9 medaglie d'oro, 8 d'argento e 11 di bronzo, per un totale di 28 onorificenze. Superate di ben 10 lunghezze le medaglie conquistate alle passate Paralimpiadi di Pechino ed eguagliato il medagliere olimpico. La nazione ad aver registrato il maggior numero di medaglie è stata la Cina, seguita dalla Russia e dalla nazione ospitante, la Gran Bretagna. La 14ª Paralimpiade è stata l'edizione con la maggior copertura e diffusione mediatica. Anche noi di Ability Channel abbiamo dato il nostro e spero ti abbia fatto piacere seguirci. Nei giorni di gara abbiamo ricevuto circa 10.000 contatti al giorno, per un totale di circa 115.000 visite, quasi il 20% delle quali giunte attraverso tablet e smartphone. 85.000 contatti hanno visitato il sito attraverso il motore di ricerca Google e 5.000 tramite Facebook. Il nostro lavoro però non finisce qui. Nei prossimi giorni verranno aggiunte altre interviste e completate le gallerie fotografiche. Grazie per averci seguito in questa splendida avventura.